In questa puntata parliamo di Laura Casarotto e il ritorno dei cartoni animati su Italia 1. E allora ciao a tutti gli amici di Bubino Blog e benvenuti a questo nostro primo appuntamento di CAC, commenti a confronto, vuol dire proprio questo, ci vogliamo concentrare sulle nostre vere opinioni, sui nostri commenti belli freschi sulla televisione e quindi mettere un attimo da parte quelli che sono i dati che abbiamo preso in prestito dall'Auditel e da Bubino Blog. Quindi, parlando del tema che ha appena introdotto il nostro voice off, mentre dopo vi dirò tutte le novità e tutto quello che ci sarà da dire, partono i 90 secondi, io voglio fare un bilancio totale di questo primo mese di insediamento della Casarotto, primo mese diciamo effettivo, visto che ha incominciato a mettere le mani nel palinsesto. E devo dire che ha trovato il periodo giusto, il periodo azzeccato con la natalizio per sperimentare il ritorno del genere cartoon, un genere che era stato tanto cancellato, sostituito da tirabosti, e che appunto la Casarotto ha cercato di ripristinare, ma non solo, ci sta invadendo di cartoni. Credo che neanche più Tom e Jerry abbiano tra di loro voglia di pestarsi e mordersi la coda per altre mille repliche, voglio dire. E quindi con il ritorno del daytime in piena regola del 22 dicembre è stata ripristinata la fascia dei cartoni mattutini con un loro contenitore dal 2002 che mancava, ben 13 anni dall'ultimo Bim Bum Bam, Latte Cartoni, e devo dire che comunque rispetto ai precedenti telefilm i risultati sono poco più alti, ma direi comunque di lasciarli lì, anche se più di una certa soglia evidentemente non potranno fare, vista la concorrenza ormai spietata dei canali per bambini anche interna, ma non ne approfitterei per rimetterli anche nel pomeriggio, bensì lascerei le sitcom che negli ultimi mesi sono ritagliate un buona fetta d'ascolto, mentre amplierei giusto il lunch time con qualche nuovo anime, qualche cartone più recente, dalle 13.40 alle 15.30. Termina qui il mio commento, ma non termina il confronto, perché adesso la linea passa a Fabrizio Micò. Dopo un mese dall'ultimo editorial Auditel non aspettavo altro che annunciare la staffetta con lui e poi lui con un ulteriore utente che tanto sapete già chi è. Vai Fabrizio, come stai? Ciao Giuseppe, un cordiale saluto a tutti gli amici di Bubino Blog, commenti a confronto editoriale di Tele e quello che è. Non mi perdo troppo in chiacchiere, andiamo direttamente all'argomento. Latte e cartoni, il ritorno dei cartoni animati nella prima mattinata di Italia 1. Una scelta che io in qualche modo, tra virgolette, ho caldeggiato nel mio punto dei lettori, è stato più un consiglio che non credo sia stato ascoltato, perché non penso che siamo state così potenti da convincere la nuova direttrice di Italia 1 a far ritornare i cartoni animati nella mattinata di Italia 1. Scelta in controtendenza, perché Rai 2 li ha eliminati, ci sono tanti canali dedicati ad una programmazione per i più giovani, nella stessa Mediaset ci sono Boing e Cartoonito, e Rai, Rai Gulp e Rai Yo-Yo, però è una scelta che io in qualche modo mi sento di condividere, perché effettivamente cosa può proporre Italia 1 in questo momento? È una rete che viene da 12 anni, ma non direi tanto 12 anni, parlerei più che altro dell'ultimo periodo della gestione di Tiraboschi, in cui l'identità di rete si è un po' andata perdendo. Le produzioni che sono state fatte sono state per lo più discutibili, da ultime le tre produzioni che hanno infestato il pomeriggio primaverile, e quindi è effettivamente difficile risollevare una rete dagli ultimi 6-7 anni di disastri di Tiraboschi. Io aspetterei a mettere in croce la nuova direttrice Casarotto, non è una scelta che deve condizionare diciamo il giudizio dopo appena credo un mese dal suo insediamento, vedremo, aspettiamo, se no nel caso in cui non dovessero pagare i dividendi le sue scelte vi meritate 12 anni di Tiraboschi. Cedo la linea alla new entry della nostra rubrica e lo faccio molto volentieri perché è un grande amico di Editorial Tele Bubino Blog. Nazario Mossuto, a te la linea.
Sorpresa! Ciao a tutti da Nuzler, Nuzler che poi sarei io. Immediatamente grazie a Giuseppe e a Fabrizio per avermi deciso di concedere questo spazio nella vostra rubrica. Non so ancora chi ve l'abbia fatto fare, ma vabbè. Ho soltanto 90 secondi, chi mi conosce sa che sono tra gli utenti più prolissi del Bubino Blog, quindi non so come farò a farmi passare questo tempo, ma vabbè, cercherò di attenermi alle regole. L'argomento della settimana è Casarotto, Casabotto, Casabuma, la gestione di Italia 1 più i cartoni del mattino. Casarotto, che ricordo si è insediata da pochissimo alla direzione, Tiraboschi ha avuto 10 anni per compiere vari disastri, cerchiamo di dare a questa povera donna almeno un decimo del tempo per provare a raccapezzarsi. I cartoni al mattino non funzionano, è inutile che stiamo a nasconderlo, ma credo che abbiano bisogno di un po' di tempo per carburare come tutte le nuove abitudini. Anche perché i telefilm non si possono mandare perché sono ad appannaggio delle pay TV e del download, i cartoni non si possono mandare perché sono ad appannaggio dei canali per bambini. Cosa vogliamo che mandi questa donna al mattino, che è una fascia difficilissima? Ultimo consiglio velocissimo: il prime time ha bisogno di nuovi titoli, due titoli soltanto, Killer Karaoke e Shark Tank. Ce li mandi prima del 2020, Casarotto? Grazie. Molto bene, io credo di aver sforato come un Flavio Insina qualsiasi la notte di Capodanno. Questo è il mio ultimo messaggio che ho da darvi. Dopo di questa basta con i fogliettini, perché di Francesco Sole ce n'è già uno e credo che basti e avanzi. La palla ripassa ai miei compagni d'avventura. E allora, ciao ragazzuoli. E allora io ringrazio davvero tanto e sono veramente felice e onorato di avere qui con me Nazario Nuzler, come lo conoscete sul blog. È lui il terzo utente che comporrà la squadra di questo commento e confronto, di questa nuova avventura, e adesso però la palla spetta a voi. Questo qui è un microfono, lo sapete benissimo, perché sarà il nuovo simbolo del nostro commento e confronto al posto del precedente telecomando. Perché? Perché adesso la palla spetta appunto a voi che state guardando questo video. Calma, non preoccupatevi, non bisogna apparire in video o neanche in voce, anche se con la voce avremo a che fare noi in una prossima avventura, veramente a breve, ma una cosa alla volta. Perché? Perché appunto sarete voi ad esprimere i vostri commenti che metteremo a confronto con le vostre parole. Spero abbiate il dono della sintesi, perché in soli 140 caratteri e con un hashtag che vi daremo noi di puntata in puntata dovrete custodire qui sulla comment screen che apparirà di settimana in settimana il vostro commento, la vostra opinione sul tema che abbiamo trattato. Se non avete capito nulla, riparto da zero e vi spiego meglio. Allora, noi vi daremo un hashtag ironico di settimana in settimana, e quello di questa settimana non poteva non essere Casabotto, tanto da essere contestato dal clan Casabotto e il clan Casaflop e tutti gli altri piccoli cucucciari che non stiamo qui a discutere. Vi basta scrivere a puntodilettori@gmail.com e il titolo della mail che dovrete chiamare sarà quella di appunto la parola d'ordine hashtag Casabotto, e nella mail soli 140 caratteri, un pelo più, un pelo meno, per esprimere la vostra opinione, e quindi con il vostro nickname sul mio blog noi le pubblicheremo nella comment screen che adesso dovrete vedere in grafica, eccola, mentre facciamo un esempio. Ecco, saranno i vostri commenti a passare insomma in pressione sulla nostra lavagna, sul nostro sfondo, e appunto noi daremo appunto voce a quelli che saranno i vostri pensieri, la vostra opinione. Detto questo, dalla prossima settimana eviterò di sbrodolarmi in questa maniera davvero unica. L'appuntamento è con un altro confronto e altri commenti. Alla prossima, ciao! Ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa: questa sera, 15 gennaio 2015, ed ogni settimana, ci sarà l'appuntamento integrale, live, extra, di commenti a confronto in versione radiofonica su Spreaker, dalle 22.30 fino alle 23, integrato nel Fabrizio Micro Show, con il sottoscritto e appunto Fabrizio. Vi aspettiamo e commentateci e ascoltateci in diretta. Appuntamento settimana prossima. Ciao!